Stamattina siamo pronti per andare al Coca, io e Daniel. Allora, alle mie spalle la diga del Barbellino, siamo scesi dal rifugio Kuro. Per arrivare al rifugio Kuro ci abbiamo impiegato circa 2 ore. Adesso cominciamo a salire per la Val Motta. Vediamo il percorso segnalato da 3 ore e mezza. Noi dobbiamo arrivare al Pizzo Coca. It's like a family tree. Ciao Daniel, ci vediamo, più tardi. Puttanica. Allora siamo arrivati sotto il Coca, Bocchetta dei Camosci. Adesso ci prepariamo perché facciamo il pezzettino di ferrata, che è un po' alpinistica. È un bel trecciato. Io sono stanco perché mi sono portato lo zaino con macchina fotografica, cinepresa, drone, eccetera eccetera. Comincio a avere un po' di debolezza alle spalle e alle gambe. Andiamo adesso a mettere il caschetto e poi saliamo. Ah, ho capito che volevi mattarmi?
due protesi nelle gambe. Porca puttana. Ah, è retto tanto. Dobbiamo mettere sul giornale otto là. Senza reni. Metti giù la foto che dai gassoni domani. La gassoni, guarda se ne prendo. Sì, Calcio, calcio, calcio. Calcio, calcio.